Ecco, come vedete, qui si fanno affari. Siamo allo stand della CPI e ho avuto modo di vedere di spalle, eccolo qui, Fioravante Allegrino. Ciao Fioravante, tanto che non ci vediamo dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Ero di passaggio, ho detto boh, lo salutiamo in diretta e gli facciamo un agguato come in genere facciamo con i vecchi amici. E allora questo è stato proprio un agguato, un agguato, ecco. I vecchi amici si può anche accettare gli agguati. E allora, ho visto che qui c'è tantissima gente, stand CPI, stand N&W, ci sono tante, tantissime novità quest'anno. Qual è la tua opinione su questa edizione di Venditalia 2016? Intanto approfitto per fare un complimento a tutti gli espositori, perché questa è stata l'ennesima riprova che i produttori sia di attrezzature, accessori che di prodotti nel nostro settore sono stati coraggiosi, anche questa volta hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno investito molto per questa fiera e infatti il risultato è eccellente. Penso che sia una fiera molto bella, molto ben organizzata e complimenti anche a Venditalia Servizi e a tutti coloro che hanno lavorato per la fiera. Ci sono delle novità interessanti, sicuramente per quello che riguarda i distributori automatici ci sono delle evoluzioni che saranno senz'altro utili alla nostra attività di gestori, al nostro mercato, però penso che il passo ulteriore che stiamo facendo, che potremmo fare in partnership proprio con aziende come CPI, che si sta impegnando come sempre molto nello sviluppo di nuove opportunità utilizzando tecnologie avanzate, sia il momento giusto per fare questo salto di qualità e quindi di sfruttare al meglio tutto ciò che deriva dalla possibilità di avere un contatto sempre più ravvicinato con le attrezzature che noi distribuiamo ovunque, quindi parliamo di telemetria senza dubbio. Sono tanti anni che parliamo di telemetria, però probabilmente è proprio il momento in cui la telemetria può essere integrata ad altro e quindi darci dei risultati interessanti. Parliamo di nuovi sistemi di pagamento, quindi con il mobile payment, che è un altro elemento, oltre al fatto che a mio avviso il nostro futuro sarà molto imperniato sulla profilazione dei nostri utenti e adesso abbiamo gli strumenti per poterlo fare e quindi tocca a noi tutti della filiera fare questo salto di qualità. E tocca a Cristian Jelo, che è alla tua destra, poterci spiegare quello che tu nel frattempo hai in qualche modo introdotto. Saluta gli amici di VenninTV.it e da appuntamento a prestissimo, magari proprio nel corso di VenninTV in Tour che avverrà nel corso di questa estate. Bene, saluti a tutti, ciao. Ciao, ciao, buon proseguimento e grazie per la collaborazione, Cristian. Intanto bentornato anche tu dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Beh, grazie, non vedevo l'ora ed eccoci qua di nuovo. Altra Venditalia, altra presentazione. Ma anche altre novità? Assolutamente sì, e abbiamo avuto un'ottima introduzione, quindi sarà il caso forse di già mostrare un pochettino di immagine sulle novità che staremo presentando questa fiera. Ci sono diverse novità proprio in ambito mobile payment, in ambito telemetria, in ambito del controllo del distributore automatico, in ambito di pagamenti con carta di credito. Quindi tante novità per una Venditalia tutta nuova. E allora, da dove cominciamo? Quali sono le novità più significative presentate quest'anno a CPI a Venditalia 2016? Abbiamo già accennato prima i punti e sicuramente la telemetria è una di queste. Il mobile payment è un altro aspetto importante, il pagamento con carta di credito è il terzo aspetto. Tutto questo però, ed è questa la cosa interessante, viene riassunto in un unico modulo, quindi tutte queste tre funzionalità vengono gestite da un unico dispositivo hardware, che è questo che voi vedete qua presentato in parete, che è in grado appunto di interfacciarsi con il distributore automatico. Abbiamo anche iniziato a lavorare con Digisoft e abbiamo una collaborazione con loro per cui il sistema A5K, che è questo modulo giallo, si integra con il gestionale Digisoft, quindi per i gestori che oggi hanno già
un gestionale in casa si possono portare in, all'interno del proprio distributore automatico una soluzione che già si integra con quella che è la soluzione di gestione dei dati audit che hanno già in azienda. Parliamo quindi di telemetria tramite il modulo, della gestione dei sottoscorta, della gestione del novend, quindi dei fuori servizio e molto altro. Questo stesso modulo consente poi anche di abbinarli tramite l'abbinamento di un ulteriore dispositivo che è una testa di lettura, consente una funzionalità di gestione carta di credito sia in modalità contactless che in modalità contact. Anche questa testa è una testa multifunzione, quindi gestisce differenti tecnologie oltre alla banda magnetica, le due le ho menzionate prima, contact e contactless, ed è già compatibile con la possibilità di pagare tramite soluzione Apple Pay, tant'è vero che i nostri colleghi inglesi già la utilizzano sul mercato locale. Possiamo dire però che non finisce qui. No, dici bene, non finisce qui perché due delle funzionalità sono state citate, quindi una è la collaborazione con Digisoft e il discorso telemetria, l'altro è il discorso carta di credito e pagamenti con carta di credito, e la terza è quello che è il terzo focus della Venditalia di quest'anno, che è il pagamento mobile, quindi il cloud payment, pagamento tramite applicazione sul telefono. Presentiamo una soluzione dove tramite un'applicazione scaricata sul proprio telefono e la posizione di un QR code sulla macchina è possibile andare ad effettuare un pagamento e un acquisto sul distributore automatico utilizzando semplicemente lo smartphone in proprio possesso. Insomma, Christian, anche quest'anno tanta roba. Sì, confermo, tanta roba, e ne abbiamo vista prima e non vediamo l'ora di ricominciare con i nostri clienti, di fare dei test in campo, di proporre ai nostri clienti le soluzioni che abbiamo presentato qua a Venditalia. Senza però dimenticare i vostri cavalli di battaglia, che ricordiamo brevemente, cioè le gettoniere Rendi Resto. Sì, certo, di quelle non ci dimentichiamo sicuramente. Siamo ovviamente, abbiamo delle soluzioni che sono ben conosciute sul mercato. Rendi Resto, parliamo di sistemi di banconote, lettori di banconote, parliamo di validatori di monete, quindi una suite completa di prodotti per soddisfare tutte le esigenze, ancor più arricchita dalle soluzioni che abbiamo presentato prima. Christian Iello, grazie, sei stato cortesissimo, molto sintetico, proprio in linea con quelli che sono i tempi televisivi necessari per riuscire a dare la giusta informazione agli amici che sono dall'altra parte. Salutali nel frattempo. Ciao a tutti e arrivederci a dopo Venditalia. Io nel frattempo continuo, non andate via perché tra poco avrete altre nuove qui da Milano nella 4 giorni dedicata alla distribuzione automatica Venditalia 2016.